Tenere traccia di come spendiamo il nostro tempo con Toggle. Cari amici e cari amiche, ciao! Tenere traccia del proprio tempo e di come si spende il proprio tempo è fondamentale se abbiamo dei progetti da portare avanti, è fondamentale se siamo dei freelance, ma è fondamentale anche solo se vogliamo ottenere dei risultati da qualcosa che stiamo realizzando, che sia un progetto online, un progetto digitale, un progetto di comunicazione o anche solo l'organizzazione della partita di calcetto del giovedì sera. Perché è fondamentale tenere traccia del proprio tempo? Beh, in un caso forse quasi scontato, perché a volte ci dobbiamo far pagare quel tempo. E allora io non credo che nella maggior parte dei casi sia giusto per un freelance farsi pagare il tempo speso. A volte sì, ci sono situazioni in cui è giusto, ma nella maggior parte dei casi si fa pagare il risultato. Quindi io ti faccio un sito, paghi il sito che ti ho fatto. Ma per noi professionisti, è utile sapere quanto tempo ci abbiamo messo a fare quella cosa per capire se siamo in guadagno o se siamo in perdita, per capire se effettivamente il preventivo che abbiamo fatto è adeguato al tempo che poi stiamo impiegando e all'introito che noi desideriamo avere su base oraria. Ma un'altra cosa molto utile del tracciare il tempo è che molte volte, quando portiamo avanti un progetto, fosse anche un progetto totalmente hobbistico, tendiamo a non calcolare bene il tempo che dedichiamo ad ogni singolo aspetto. Ovvero, a volte sopravvalutiamo il tempo che ci richiede qualcosa, magari perché quella cosa non ci piace farla, e sottovalutiamo il tempo che ce ne richiede un'altra, magari perché la facciamo più volentieri. Allora ci ritroviamo ad avere dei progetti inefficaci o in parte inefficaci perché stiamo spendendo male il nostro tempo. C'è un solo modo per avere la sicurezza di come noi spendiamo il nostro tempo e di quanto ci richiede ogni cosa, ed è tenerne traccia. Ora, che questa roba qua la facciamo con carta e penna, con un orologio, con una sveglia, con una clessidra, con una meridiana solare, con l'applicazione web più evoluta del mondo, non fa molta differenza. Usiamo quella che ci capita sotto mano. Io devo dire che ho cambiato diversi strumenti nel tempo. Attualmente non uso Toggle, che è quello un po' più evoluto in questo senso, ma io non ho bisogno di uno strumento così tanto evoluto, ma volevo presentarvi il top della categoria, anche perché è utile usarlo anche solo per una settimana o due, che è quello che ho fatto io, per rendersi conto se la nostra percezione di come spendiamo il tempo sia effettivamente corretta. Io mi sono accorto che nel mio caso non lo era assolutamente, per cui si può usare per due settimane, capire come spendiamo il tempo e poi smettere di usarlo, magari favorendo processi un pochino più leggeri, un po' più semplici da mettere in pratica, che non richiedono di utilizzare un'ulteriore applicazione anche per fare questa cosa qua. In ogni caso, Toggle, c'è una versione gratuita oltre che quella a pagamento, che ha delle funzionalità aggiuntive, ma è sufficiente quella gratuita, io ho sempre usato quella. Nel momento in cui andate ad accedere, c'è una dashboard piuttosto evoluta con il timer che vi dà uno storico di quanto tempo avete impiegato per fare le diverse cose, vi permette di avere una dashboard con delle statistiche, vi permette di verificare tutta una serie di cose, ma soprattutto c'è una domanda in alto che è: what are you working on? Su cosa stai lavorando? E voi non dovete fare altro che scrivere ciò su cui state lavorando. Potete anche andare a prendere quello che avete scritto in precedenza, lui lo memorizza e fa il completamente automatico, e nel momento in cui avete terminato cliccate sul tasto registra e lui inizia a contare il tempo. A questo punto voi vi aprite delle altre schede, andate a lavorare in altri frangenti, fate quello che dovete effettivamente fare e lui sta continuando a registrare il tempo, a tenere traccia del tempo che passa. Una cosa molto utile è che potete dividere le cose in progetti come se fossero delle categorie, per cui voi potete dire, che ne so io, fare smart, sto scrivendo l'episodio, sto post producendo la puntata, sto registrando la puntata, sto cercando le fonti, e quindi potete tenere traccia di quanto tempo vi richiede ogni singolo progetto, ma anche ogni singola azione, ogni singolo task all'interno di quel progetto. Per capire se un progetto ha un peso maggiore di un altro in termini di tempo richiesto o quant'è il tempo complessivo richiesto da quel progetto, ma anche
per capire all'interno di un progetto se siete sbilanciati nel fare qualcosa. Magari voi state facendo un podcast e vi rendete conto che l'80-90% del tempo che vi è richiesto per fare podcast è speso in scrittura dello script e in post-produzione della puntata. E quindi magari vi viene in mente di dire: cacchio, ma quindi se io elimino lo script ed elimino la post-produzione, ogni riferimento è puramente casuale, se io faccio questa roba qua ho risparmiato il 90% del tempo che mi è richiesto per fare questo podcast. Potrebbe convenire, potrebbe valere la pena, potrebbe essere che magari io risparmi il 90% di tempo per perdere un 10% di qualità, e allora potrebbe valerne la pena? Beh, sono tutte valutazioni che un'applicazione come Toggle vi aiutano a fare. L'applicazione la trovate su toggle.com. Direi che non vi sto a raccontare altri dettagli di cosa vi permette di fare, inserimento dei tag, calcoli un pochino più raffinati, che devo dirvi onestamente io non ho utilizzato. Io ho sempre utilizzato la versione di base, giusto per tenere traccia del tempo che stavo spendendo nel fare le varie cose. Una cosa che a volte ci si rende conto utilizzando Toggle, se si è un pochino rigidi nell'utilizzarlo, è che si spreca più tempo di quanto ci si aspetti, cioè è molto meno il tempo in cui si è realmente focalizzati su qualcosa rispetto al tempo in cui abbiamo la sensazione di lavorare. Diciamo che su una giornata di 8 ore lavorative, se siamo fortunati, almeno questo è il mio caso, o perlomeno lo era prima di imparare a usare questi strumenti, se lavoravamo 4 ore era già tanto. Devo dirvi che rendermi conto di quanto tempo io sprecassi durante la mia giornata lavorativa mi ha aiutato a concentrarmi meglio, a capire che devo focalizzarmi e devo dedicare alcuni momenti, che possono essere di mezz'ora, di un'ora consecutivi, al fare una sola cosa senza alcuna distrazione, perché solo così riesco a sfruttare bene il mio tempo. Questi sono strumenti, sono solo strumenti, non sono la soluzione, perché poi la soluzione si trova nella nostra testa, però sono strumenti che ci aiutano a individuare quella che potrebbe essere la soluzione, e quindi io vi consiglio di testarli. Se non è Toggle, che sia un'altra cosa, questo devo dire che in termini di tracciamento del tempo è il numero uno, per cui se volete la soluzione semplice da usare, un pochino più riconosciuta dalla comunità online come la soluzione più famosa, beh, allora andate su Toggle, che andate sul sicuro, è molto semplice, non avete bisogno di pensare a nient'altro. Io vi aspetto sul mio canale Telegram, @ciraolo, per venire a trovarmi, risorse, extra, backstage, cose utili selezionate per voi. Vi ringrazio, vi abbraccio fortissimo e alla prossima!